oggi voglio mostrarvi la ricetta di un balsamo. E questo balsamo è il balsamo con l'amla, non è lo stesso che ha fatto Carlita. È un po' diverso, nel senso che ho visto il suo video, il balsamo nocciolato, e mi piace l'idea di mettere l'amla all'interno di un balsamo, però ho utilizzato troppi ingredienti che per i miei capelli non vanno bene, non ho bisogno di districarli, come già potete vedere sono ben lisci, e soprattutto non sono ecobio quelli che lei ha utilizzato. Io ho voluto unire una sua ricetta, che è quella del balsamo all'esterqual, capelli di seta, a questo dell'amla, cioè ho semplicemente preso la fase A di quella ricetta e nella fase B ho messo acqua e amla, e quindi mi è venuto fuori una cosa del genere. È venuto fuori proprio uguale al suo balsamo, solo che è meno... come possiamo dire, è meno pesante. Guardate, la consistenza è quella, ecco qua, sembra proprio nocciola, solo che io ho messo la fragranza cocco perché era l'unica che avevo. Quindi se qualcuno vuole provare questo balsamo, cioè vuole provare quello di Carlita ma non ha abbastanza ingredienti, può provare questo, ed è praticamente la stessissima cosa, perché io penso che l'esterqual sia un ottimo prodotto ammorbidente e districante. Poi, a meno che non abbiate capelli proprio che sono una paglia e quindi hanno bisogno proprio di una forte di un forte districamento, si può dire? Non so. Comunque avete bisogno per forza di quegli ingredienti là. Questo è tutto, vi lascio al video tutorial e niente, al prossimo video. Ciao! Prima di tutto prendiamo il nostro esterqual e lo mettiamo in una ciotolina. Questo l'ho preso da Vernile, convenientissimo, 100 grammi, l'ho pagato 1 euro. E lo mettiamo insieme al nostro alcol cetilstearilico, oppure alcol cetilico, è uguale. Poi prendiamo il vatica, se non avete vatica va bene l'olio di cocco o tutto olio di jojoba, indifferente, uguale. Poi prendiamo il burro di karité e lo uniamo alla nostra fase oleosa, che metteremo da parte per dedicarci alla fase acquosa. Quindi misuriamo l'acqua, all'interno della nostra acqua ci andremo a mettere la polvere di amla, quella che uso io è quella comprata da Spice of India, ottima, veramente fantastica. Mettiamo la polvere e subito dopo mescoliamo. Mettiamo entrambe le due fasi a bagnomaria finché la fase grassa si è sciolta. Poi mettiamo la fase acquosa in quella grassa e frulliamo fino a che si forma l'emulsione. Ecco, vedete, si è sbiancato. Una volta formata l'emulsione, mescolate un po' col cucchiaino e poi frullate un altro po', finché diventa una cosa liquida, diciamo, poi si addenserà quando si raffredderà del tutto. E diventerà appunto così, guardate, si è addensato completamente. Una volta raffreddato, ci aggiungeremo le proteine della seta o proteine del grano o anche niente. Poi ci aggiungo il Cosgard, il conservante o qualsiasi altro tipo di conservante voi abbiate, va benissimo, e vado a misurare il pH, che sarà 4,5. Aggiungo la mia fragranza al cocco, anche questa presa da Vernile, ottima veramente. E il mio balsamo è pronto. Lo metto in un contenitore, appunto, per balsami o per creme, differente, è la stessa cosa praticamente.
ed è pronto. Questo è il mio balsamo. Spero che lo facciate. Fatemi sapere se vi è piaciuta l'idea di unire queste due versioni di capillità. A me piace, e poi mi piacerà, ma è una cosa fantastica, veramente. Al prossimo video tutorial, vi mando un bacio e iscrivetevi, mi raccomando, ricambio. Ciao!